passo davanti. Consegna voce. Metto. Allora. Sono molto contento che avete visto, si è arrabbuiato il cielo perché è arrivato Renato Sarti. Non è vero. Renato Sarti. Buonasera a tutti. Mi ha chiesto di rimanere con lui sul palco e questo ingenera in me molta preoccupazione. Ma sì, perché in realtà prima di tutto devo salutare a nome di Alessandra Faiella tutti gli astanti. Non può essere qui perché purtroppo ha avuto un mal di gola improvviso, stasera c'è lo spettacolo da noi e mi ha detto che con il cuore, con l'anima, anche con la minza è qui con voi. Ecco, bene. Grazie ad Alessandra Faiella. Grazie Alessandra Faiella. Stasera al Teatro della Cooperativa. Non volevo dirlo però. Vogliamo dire anche l'ora? L'ora 20:45, ma comincia sempre in ritardo alle 9. Se andate dicendo vengo dalla manifestazione Sole Città, biglietto ridotto. Prezzo speciale di più. Ecco, allora... Io volevo fare una noiosissima lezione a nome di una categoria, però per non renderla così noiosa ho chiesto a Massimo se mi sostiene, mi aiuta, e adesso vedremo se Massimo Ciri è un allievo, diciamo così, somaro oppure un secchione. Allora, la prima domanda che ti faccio è perché secondo te, anzi no, visto che c'erano i Tri Bemolle, c'era una canzone di Bob Dylan. Secondo te quale fenomeno nel 500, 600, 700 è stato paragonabile a Bob Dylan e Mick Jagger nel 900? Ed eccoci di nuovo qui in diretta, stacchiamo un attimo io solo dalla diretta del palco perché abbiamo qui il segretario generale della CGIL Susanna Camusso. Una domanda banale ma la risposta sicuramente non lo sarà. Come mai qui un segretario generale di un sindacato a questa manifestazione? Beh, intanto un segretario generale di un sindacato è anche una donna che ha delle opinioni, che ha un pensiero, che vorrebbe che fossero riconosciuti diritti, libertà a tutte le persone, che non ci fosse l'obbligo del conformismo o un sistema legislativo che discrimina rispetto alle scelte che ognuno fa. E perché un sistema che riconosce o non riconosce i diritti parla anche molto del lavoro, quando non si riconosce libertà alle persone poi si tratta anche il lavoro non come una libertà ma come una merce che va, come dire, condizionata, deprezzata e svalorizzata. Libertà nel lavoro vuol dire partire dalle persone, diritti civili, laicità vuol dire partire dalle persone e dalle loro scelte, e in realtà parliamo di libertà. Ultima domanda velocissima, siamo qui a chiedere dei diritti nuovi ma anche e soprattutto a chiedere di difendere i diritti che già avevamo, legge 40, legge 194, delle cose che un po' messe lì così mi verrebbe da dire, che non vengono poi applicate realmente. Noi abbiamo avuto una grande stagione in questo paese di acquisizione dei diritti e poi delle forme di restaurazione, la legge 40 è stata esplicitamente una restaurazione, tant'è che man mano le sentenze l'hanno smontata, così come la legge 194 che fu una legge di riconoscimento dell'autodeterminazione e delle regole è stata svuotata poi nei fatti dalle forme di obiezione di coscienza e di nuovo dall'organizzazione del lavoro, dalle pressioni che ci sono sui medici se vogliono far carriera di essere obiettori e non laici, e quindi bisogna difendere e riconquistare parte delle leggi e andare avanti, perché ovviamente un mondo in cambiamento richiede sempre più di essere attenti ai diritti e alle libertà delle persone. Va bene, io la ringrazio tantissimo di essere intervenuto, adesso ridiamo la linea al palco perché la manifestazione continua. Grazie, grazie mille al segretario. Bob Dylan e era? Laicità. Bravo. La sapevo. Bravo. La sapevo. Ce l'ha fatta. Pezzo di merda. Laicità si traduce con il fatto che il messaggio era importantissimo. Colombina fa l'amore, si diverte, pantalone vecchio, bavoso, tirchio, anche un po' pedofilo, e perde, balanzone, tracotante, perde, portano un messaggio completamente rivoluzionario e per questo la gente, il popolo, gli va incontro, fanno soldi, successo in tutta Europa. Shakespeare non vede la commedia dell'arte forse, però nel Come vi piace, e qui faccio veramente il dotto, nel monologo di Jacques parla di un pantalone, quindi vuol dire che la fama era andata anche oltre manica. E allora, andando avanti, ma cosa pensavano i preti? E gli allora uomini del potere, diciamo, cerco di andare breve alla fine della sua lezione, prevedo già un pessimo voto,
Per esempio il padre Comasco, qui vicino, Franco Maria del Monaco, nel 1621 scrive, a proposito dei comici dell'arte, degli Arlecchini, degli Zanni: osserva le voci degli spettatori durante gli spettacoli, guarda le loro facce, i loro occhi, esamina le loro parole, interpreta i sospiri, i cenni, e dovrai riconoscere come con me quanto male, quante maleazioni commettono. Costoro rimangono in ogni città i comedianti 2 o 3 mesi, nel frattempo in queste città quanto scompiglio non si verifica, quante risse, è per lo più casuale delle riunioni, non avvengono risse, truffe, ubriaconi, quanti rivenimenti, uccisioni, pericoli, tutti questi, l'avidità degli spettacoli regna anche fra gli artigiani e i contadini che accorrono, abbandonano il lavoro, pensa a te, beati loro. Quotidiano vengono in massa i servi, le matrone, lasciano le case, portano con sé le figlie, fanciulli, adolescenti, perché imparino cose che non hanno mai sentito, perché la fiamma della libidine, sa cos'è la libidine? Lo so. Va bene, questo non avevo dubbi, le investa più rapidamente. Arriviamo qui a Milano però, qui abbiamo un santo, il Borromeo, è il Borromeo. Mi spiace, però bisogna dire, c'è la Chiesa, noi vogliamo bene Papa Francesco, però ne ha fatte di cotte e di crude. Diciamo cosa dice il Borromeo a proposito dei i comici. Sono dannosi al popolo in molti modi, perché portano fuori dalle città assai denari, danno occasione ai giovani e ai putti di rubare agli loro padri per pagare la commedia, e fuggono da scuola e la bottega, anche loro non lavorano, e introducono per tutti i mali costumi. Tutte le adunanze di persone differenti, quando si continuano, sono pericolose per le conventicole che causano, massimo in questi tempi, sospetti e eresie. Ultima roba del Carlo Borromeo, poi passo all'ultima domanda. Ai ai ai. Che questa ti inquieterà. Concentraci già adesso, basta, si vede che sei concentrato. Dicevo, Borromeo, vabbè, la faccio breve, insomma, dice feriscono le menti degli adolescenti con la loro faccia morta, insomma, ne dice di più di ogni sui commedianti dell'arte. E l'ultima frase, che è quella che mi piace di più, che non è del Borromeo ma del un gesuita, Paolo Segneri, attento che arriva dove la domanda: mai non riescono gli occhi nostri al demonio più adattati al suo fine che nei teatri. Tutto ciò che il Signore ci ha dato per servire Lui, con la L maiuscola, viene ivi nel teatro, rivoltato dal demonio in strumento per offendere. Ma soprattutto, ultima domanda, perché fa così scandalo la commedia dell'arte? E pochi hanno ragionato su questo. Shakespeare, quando faceva le sue opere, non poteva adoperare le donne, ma usava gli uomini vestiti da donna. Ciri sarebbe andato benissimo in quel periodo lì. Nessuno ha riso, quindi preoccupati. Ti manca la battuta omofoba, ecco, poi le hai fatte tutte. Le ho fatte tutte. No, qual è la grande novità della commedia dell'arte? Le donne in scena. Bravo. La sapevo. Ecco. Bravo. Ti ho fatto... Dopo aver fatto fare un fiurone, il teatro Massimo Cirri funziona perché è laico. Renato Sarti, grazie ragazzi. Laicità, laicità, laicità. Rimani qua, lo abbiamo evocato. Dario Fo non è potuto essere con noi, ma ha mandato un saluto video, lo guardiamo. Dario Fo, Renato Sarti, grazie, ciao. Alla vita nostra, alle nostre scelte, il diritto di realizzare i nostri problemi non censurati, non provocati, soprattutto non messi in una situazione di state un po' più in là e cercate di lasciarci lavorare, che è il tema fondamentale del governo che ci sta conducendo in questo momento. Cioè, chiediamo più libertà e soprattutto di rispettare i diritti del cittadino, che sono soprattutto quelli di muoversi, agire, scegliere come morire, come vivere, come operare, come essere presenti
come gestire la propria libertà. Ecco, vediamoci, perché l'unico modo di realizzare qualcosa in questa società di civile è quello di esserci, non soltanto come passeggiatori, ma soprattutto nell'agire e nel mettersi a disposizione degli altri.